Buongiorno a tutti, oggi siamo un po' in orto perché, visto che è passato già il 20 di agosto, possiamo già trarre le conclusioni di quello che è stata la primavera e l'estate e già comunque anche l'avviarsi a grandi passi verso l'autunno. Naturalmente non bisogna dimenticarsi che agosto è un mese in cui bisogna pulire le nostre fragole, sistemarle. E visto che cominciano tutti i polloni e quindi noi potremo produrre nuove piante, perché comunque vanno sostituite preferibilmente dopo un paio di anni, io vorrò aggiungerne qualcuna che manca qui e là, ma vorrei fare una piccola parcella, adesso cominciare a spostarle perché è da tanti anni che sono in questo posto. E vedete un po' semplicemente come si può fare quando noi vediamo che cominciano a gettare gli stoloni e quindi a produrre nuove giovani piantine. Andremo a mettere un vasetto, vediamo un po', magari con questo, ecco, funziona meglio, vedete? Si mette il vasetto in prossimità dove esce la piantina, si spinge un pochino giù, lui radicherà, così una volta io decido di trapiantarle non mi resterà che tagliarle gli stoloni dove è legato la pianta madre, poi eliminare anche lo stolone naturalmente fino alla base della pianta madre, questo va eliminato e avrò così la mia giovane pianta già radicata, ben radicata. Qui addirittura l'ho fatto con due, vedete, due abbastanza belli, anche questo, e così ho provato, ho messo anche questo. Naturalmente con questa siccità negli ultimi anni, anche se il mese ideale proprio per fare nuovi impianti di fragole è agosto, la siccità è troppa e quindi io già da qualche anno ho slittato a settembre, perché altrimenti non funziona, è troppo secco. Però con questo sistema mi permette proprio già di avere le piantine pronte a disposizione. Una volta che adesso vedo sono già ben radicate, comunque anche se non le sposto subito, basterà tagliarle, come vi ho detto, e tenerle poi in una zona un pochino riparata, in ombra, non troppo al caldo, e piantarle quando ne avremo bisogno. Adesso andiamo un po' a vedere cosa è successo. Allora, diciamo che a giugno, se mi ricordo bene, anzi, vediamo, sì, già a maggio, già alla fine di maggio, sono arrivati dei grandi colpi di calore, un caldo molto forte, radiazioni solari altissime, quindi la primavera è partita molto bene, normalmente con le verdure di primavera, quindi le insalate, le foglie, tutte queste piante che crescono veloce ci portano quella freschezza di primavera al palato, al gusto. Naturalmente con questi colpi di caldo da maggio poi a giugno tutta la parte delle insalate è andata a fiore, salita, perché era troppo caldo, quindi non c'era più niente da fare. Qua adesso siamo un attimo in questo piccolo angolo dove voglio fare, ho messo gli asparagi e nel frattempo ho messo un po' di zucchette ornamentali giusto per tenere un po' occupato, non lasciare troppo libero, e questo cavolo portoghese, che sono cavoli che vanno già bene per l'estate e la raccolta estiva anche autunnale, sono particolari perché non fanno teste, fanno solo una rosetta in cima di foglie abbastanza aperta, ma non è male, è ottimo, io lo pianto volentieri perché poi è ottimo anche come cibo per le galline, naturalmente. E vabbè, poi qua è nato un po' di tutto, quello che è nato lo abbiamo lasciato, dall'amaranto ornamentale edibile, lo vedremo poi, di questo ne abbiamo a volontà, qualche fiore, e i pomodorini selvatici, i wild, che sono questi piccoli pomodori da cocktail, diciamo così, chiamati forse così, non mi ricordo. Comunque proseguiamo, al momento ci sono le bietole, ci sono le bietole da taglio, le bietole da coste, e ho già trapiantato i porri una decina di giorni fa e non è molto ricca in questo momento questa parcella, comunque, perché poi lo vedremo, abbiamo qualche problema troppo affollamento, troppe strade in giro. Comunque avevo già anche piantato in piena terra i cavolfiori, i broccoli, quello che ne è rimasto sono piccolini e insomma
diciamo che questo inizio non è ottimale per l'autunno, ma ritornando a quello che è stata l'estate, naturalmente bietole e bietole da coste vanno sempre, non è un problema, e con quelle siamo andati molto bene. Ho già anche trapiantato il cavolo cinese in piena terra e vorrei farvi vedere sia il basilico che il prezzemolo, perché normalmente io ho notato negli anni che l'annata in cui il basilico è molto bello, normalmente il prezzemolo stenta. E al contrario, quando il prezzemolo è molto bello, il basilico è un po' poverino, un po' triste. Invece quest'anno sia prezzemolo che basilico sono un'esplosione di foglie, quindi una gran meraviglia. E vedete, il basilico è proprio bello, ne abbiamo già mangiato, non so quanto pesto quest'anno abbiamo già mangiato, poi comunque il basilico va in tantissimi piatti, quindi l'abbiamo già tagliato, ritagliato, lo stesso bello, con belle foglie, belle sane, e il cameraman ha adottato un sistema, cioè di bagnare naturalmente e tenere leggermente umido il terreno di modo che non sia l'asciutto, ma la mattina presto andare con la doccetta che nebulizza proprio veramente fine e nebulizzare proprio le foglie di basilico. Ed effettivamente abbiamo visto che sarà questo, adesso per i prossimi anni riproveremo, andiamo avanti così vediamo un po' se veramente così ha giovato, perché le foglie, come detto, sono molto molto belle, molto vigorose, nonostante lo tagliamo continua a ricacciare con queste bellissime foglie. Anche il prezzemolo però non è da meno, vedete, eccolo qua. Qualcuno mi ha chiesto non parli mai del prezzemolo, la semina l'ho già fatta vedere diverse volte, dovete spulciarvi un po' i video perché non mi ricordo dove, non ho fatto un video specifico. Quando si raccoglie naturalmente vediamo, quando le foglie cominciano a essere belle sviluppate, andremo a toglierle alla base il più possibile e useremo, ne raccoglieremo quello che serve. Nel frattempo, se ce n'è qualcuna gialla, si toglie. Ecco, non andate a spiluccare il prezzemolo così a raccogliere le foglioline, si taglia alla base, così lui spinge getti nuovi e quindi è sempre bello folto. La stessa cosa succede anche per il basilico, penso lo saprete tutti, non andate a togliere foglia per foglia. Vedete dove? Vedete qui che ha già due getti laterali che cominciano a essere belli sviluppati? Bene, si pizzica qui e così questi due getti saranno poi quelli che in 2-3 giorni andremo poi a raccogliere, così via, così si porta avanti la raccolta veramente per lungo tempo. Tralasciamo adesso un attimo qua e andiamo dai pomodori. Allora, coi pomodori la partenza è stata un po' difficoltosa perché, come detto, giornate troppo calde, radiazioni troppo alte, ombreggiante al 40% non sufficiente, ci vorrebbe qualcosa in più. Nonostante tutto siamo stati entusiasti, siamo andati benissimo poi perché la produzione è stata proprio veramente buona, le piante sono ancora adesso veramente belle e sane, con 4 trattamenti di zeolite a secco. Vabbè, qui le zinnie le avevamo viste insieme, le avevamo seminate, guardate anche loro, che meraviglia, poche piante hanno fatto veramente una bordura che è una siepe, tantissimi fiori, siamo contentissimi. Con i pomodori abbiamo già fatto la passata di pomodori e quest'anno io avevo deciso di mettere tanti ciliegini perché li avevo fatto vedere con questa ricetta che si mettono a cuocere in forno velocissimo. E quindi hanno una resa ottima e in inverno sono una meraviglia per farci il sugo, per la pizza, eccetera eccetera. Ecco, questo nuovo sistema, diciamo subito che i pomodori sono compito del cameraman, se ne occupa lui, e quest'anno aveva visto da un produttore in Germania questo sistema e è stato incuriosito e ha provato e insomma finora siamo contenti dei risultati, cioè praticamente non si usano più sostegni rigidi ma si usa un filo di juta che deve essere un pochino più spesso perché deve reggere un peso naturalmente, che viene passato intorno a questo gancio, quindi se ne fa quasi una matassa e si fa scendere quando si mette la piantina di pomodoro che si trapianta all'inizio della stagione. Ecco, lo vediamo qua, vedete? E viene fissato qui con questi appositi
dischetti in plastica, ma si può anche fare un leggero nodino. Noi abbiamo provato anche questi per vedere un po', che non vada a disturbare troppo, no? Si vede anche qui, così rimane bello fisso e non va a tirare troppo sul fusto. Il vantaggio è che vedete poi che man mano si può mollare filo, quindi queste piante si possono lasciar crescere e non bisogna cimare. E quando loro cominciano, come in questo caso, a proprio correre basse, si andranno piano piano a togliere tutte le foglie, come si vede qua, dal fusto. Così la vegetazione procede in avanti e si possono proprio far correre. Qui si può dare corda man mano che la pianta cresce. Anche questi qualcuno l'abbiamo acquistato, ma poi quelli che mancavano il cameraman li ha fatti modellando un filo in acciaio, e diciamo che sono abbastanza un metodo interessante, poi lo svilupperemo ancora nei prossimi anni. L'ancoraggio è perfetto perché le piante hanno quella elasticità quando c'è il vento, che essendo molto morbido e sostegno, quindi hanno una certa flessibilità, nello stesso tempo però è bello fisso, le tiene su bene e quindi è proprio, va molto bene. E anche tutte le altre, ecco qua, siamo qua un attimo, due parole velocissime perché altrimenti il tempo corre che fa paura. Vi avevo fatto vedere quando comincio a seminare i cavoli, il grande problema è se ti arriva la cavolaia e pone le uova quando tu hai i piantini appena con due foglioline appena usciti, bastano poche ore e tu non trovi più niente. Così ho provato diversi sistemi, alla fine avevo questa rete antizanzare, zanzariera, ecco, e bene, ce l'ho messa su e funziona benissimo, mi dà anche una certa gestione, poi quando proprio voglio lavorare di più la apro sotto, basta che sposto l'asse e quindi mi protegge bene le colture, perché io poi a luglio naturalmente avevo già anche cominciato a seminare l'insalata, che adesso si vede anche qua, l'endivia autunno-invernale naturalmente. Ecco cosa è successo, me l'hanno mangiata tutta. Avevo messo giù la cicoria Castelfranco, era bella, proprio bella, era già da cominciare a trapiantare nelle cellette, negli alveoli un po' più grandi, fatto sta che però poi in due giorni non c'era più niente e quindi qualcuno ha provato a salvarlo, però insomma non è che stanno proprio così bene, poverini, non se la sono vista molto bella. Comunque pazienza, ho di nuovo riseminato, niente da fare, e però vedo adesso qua sono protetti, quindi stiamo andando molto meglio. È un ottimo sistema per proteggere proprio il nostro semenzaio. Naturalmente in questo periodo quando si semina bisogna tenere conto che il grande caldo, quindi a parte che poi asciuga tantissimo subito la terra, ma anche inibisce la germogliazione del nostro seme, perché prende una botta di calore. Quindi è opportuno, quando si semina con questo grande caldo, coprire dove è stato seminato, perché almeno si tiene un terreno un po' più fresco e anche naturalmente si mantiene l'umidità. Io ho visto anche in pieno campo, se non ho usato questo sistema, quindi o con cartoni o coprendo con cassette, quindi per ombreggiare non è uscito assolutamente niente, quindi è meglio proprio coprire per quanto è possibile. Quello che sta andando anche molto bene quest'anno sono pomodori, abbiamo visti, peperoni, adesso ve li faccio vedere. Un attimo solo che magari mi serve ancora, se mi viene in mente qualcosa, ecco. Adesso qua sorvoliamo veloce, stendiamo un velo pietoso, ne parliamo dopo, finiamo in bellezza e dopo dei disastri ne parliamo per ultimo. Ecco, finalmente quest'anno siamo riusciti a mangiare qualche melanzana, anche se non hanno una vegetazione enorme, comunque qualche melanzana c'è. Scioccante, io avevo messo giù non so perché un sacco di peperoni, vabbè anche lì chissà cosa mi gira a volte in primavera, non so, non me lo ricordo. Comunque peperoni ne abbiamo, guardate un po', questi sono in miniatura, cioè sono peperoni dolci ma piccoli, come il classico peperone in miniatura. Qui invece abbiamo più i friggitelli, mangia tutto,
Ce ne sono davvero tantissimi. Fagioli, fagiolini sono andati bene. La combinazione fagioli arrampicanti e girasoli, come era prevedibile, o uno o l'altro al sopravvento, e naturalmente i girasoli. Così i fagioli stanno fiorendo, ma proprio in un modo timido, timido. Eccoli, si vedono là. Però credo che. Temo che di fagioli non ne mangeremo, in compenso abbiamo dei bei girasoli, quindi. Ecco, l'unica cosa che ho un po' sofferto delle verdure, dette così, da frutta, no? Quindi solanace, peperoni, melanzane, eccetera, eccetera, sono le zucchini. Lo zucchino in serra vegeta, vegeta, fa degli zucchini grandi così e poi si ferma e. Se non li togli subito vengono gialli, finita la storia. Quello che avevo messo nella compostiera è andato male, non per tanto perché era partito molto bene, ma poi il caldo, anche quello un punto veramente al sole tutto il giorno, e nonostante io abbia coperto la compostiera che è nera per proteggerla dal sole, non c'è stato niente da fare e così l'abbiamo tolto. Ma andiamo ancora a vedere un attimo quello che ho ancora. Che posso farvi vedere, nel frattempo va bene, siamo qua, possiamo dirlo subito. Ecco, questi sono i cavoli rapa, ci sono le barbabietole che anche quelle da luglio, dall'inizio di luglio io ho cominciato a seminare cavoli, cavoli verzi, cavoli bianchi, cavoli cappuccio, eccetera, eccetera, e anche i cavoli rapa e le barbabietole. Questo è un punto dove già in primavera abbiamo avuto un po' troppo movimento. C'è un animale che gironzola e ha veramente fatto una rete metropolitana che veramente è qualcosa che dovremmo prenderne nota per noi umani, perché veramente sta girando dappertutto. E in prevalenza qua, perché abbiamo visto invece qui dalla parcella della frutta. Non è così che abbiamo trovato tanti canali, uno ma non tanto di più. Qua e dopo si è concentrata dove abbiamo visto all'inizio la parcella delle foglie. In serra una catastrofe perché ha fatto tutto il giro, oramai ha ispezionato tutto. Quindi finché non riusciamo a risolvere questo problema qui siamo un po' in difficoltà. Io ho provato lo stesso a trapiantare quello che avevo, cioè cavoli, come ho detto, barbabietole, cavoli rapa. Vedremo cosa ne esce. Le mie belle carote avevo due file, belle folte, belle, ne avevo già tirato fuori qualcuna, erano già 2 mesi fa, grandi così, quindi ecco, non c'è più niente. Vedete, è rimasto proprio nulla, il nulla, 4 sparute laggiù, ma e quindi è qualcosa che mangia da sotto, perché si trova il secco e la carotina non c'è, quindi. Diciamo che poi le gallerie sono grandi e dobbiamo un po' verificare veramente cosa sta succedendo. Quindi, a parte il gran caldo dell'estate che ha un po' creato dei problemi, perché soprattutto come ho detto con le semine, all'inizio di luglio ho seminato i cavoli, ne sono usciti 4 piante di numero, in tutto centinaia di semi che ho buttato giù, centinaia no, ma decine. E con le insalate è stata la stessa cosa, via, un inizio abbastanza. Catastrofico, e quindi aggiunto adesso il problema di questo animale che scorrazza avanti e indietro, vedremo cosa succederà e questo lo vedremo poi comunque in seguito perché vediamo. Naturalmente quando ho visto che i cavoli e le insalate all'inizio di luglio non sono usciti, ho subito provveduto di nuovo a riseminarli appena possibile, chiaro un paio di settimane dopo. E quindi ho cercato di recuperare, non demordete se la prima semina non funziona, riprovate perché a volte poi è proprio così che succede così. Vabbè, il cameraman mi fa segno, come sempre abbiamo le zucche che escono dalle finestre che tengo fisse aperte, quelle centrali che sono manuali, abbiamo lasciato manuale. Esce la zucca serpente, anche lei come sempre grandi soddisfazioni. Abbiamo anche mangiato i tenerumi perché, come ho detto, abbiamo avuto proprio con questi colpi di calore a giugno, stranamente, non è mai successo almeno per un periodo così lungo, e almeno 3 settimane, che io avevo tutto seminato, tutto preparato, tutto usciva, tutto bello, ma non c'era niente da mangiare. Quindi io mi aggiravo nell'orto
con una tristezza, era proprio, come si può dire, un disastro, perché c'era tutto ma in realtà non c'era niente. Fortunatamente in questo caso mi sono salvata con esattamente tutte le erbette, dalla portulaca che abbiamo visto, che abbiamo mangiato come insalata, ne abbiamo fatto anche delle salse per le polpette di verdure, eccetera, eccetera, e per polpette di verdure di borragine, per esempio, con ortica, tutto quello che c'era, che c'è intorno a noi, che normalmente bistrattiamo un po', perché chiaro, le verdure del nostro orto sono un pochino più interessanti. E con la menta, quindi risotto, zafferano e menta, insomma, con il stridolo che avevo tagliato, e quindi quando è andato a cominciato ad andare a fiore, poi ho tagliato, ha ricacciato nuovi germogli, tenerissimi anche quello, e fortunatamente poi alla fine grandi torte salate e, come ho detto, hamburger vegetali con queste erbette, sedanina e così via. Ed è stata la mia salvezza. Ecco qui, poi avevamo piantato le patate, la prima riga l'abbiamo già tolta, così qua verranno poi le fragole che vi ho fatto vedere, sono già belle radicate nei vasetti, quindi appena molla un po' il caldo comincerò a vedere un po' un paio di righe, e così piano piano le sposto. Ecco qui avevo i piselli in primavera, la prima coltura, diciamo. Tolti i piselli, poi ho cominciato, seminato un po' di miglio, perché stiamo facendo queste prove, il miglio sopporta abbastanza bene la siccità. Naturalmente abbiamo proprio dato pochissima acqua e quindi non ha uno sviluppo molto forte, però lo stesso comunque è cresciuto. Vabbè, qui abbiamo i fagiolini, in questo momento abbiamo proprio il sole a picco, molto alto, quindi è molto caldo, e vediamo che sono tutti abbastanza assetati, quindi domani mattina molto presto bisognerà provvedere a dargli un po' d'acqua. Ma quello che volevo farvi notare è lo zucchino, che in questa posizione prende poco sole la mattina, prende poi dalla metà mattinata al primo pomeriggio, e poi il sole comunque si sposta di nuovo, abbastanza ombra relativamente, quindi si vede subito che questo, rispetto sia a quello che ho ancora in serra che quello che avevo nella compostiera tipo uso cassone, sta meglio, perché non è così in pieno sole, in pieno caldo come erano gli altri nelle altre postazioni. Quindi sicuramente da tenerne conto, o ombreggiare oppure mettere in un posto perlomeno alla mezz'ombra. Qui ho anche provato a mettere due zucche, bene, una è venuta davvero, abbiamo già una bella zucca, se riesco ancora a trovare il cartellino e non è sparito sotto da qualche parte, va bene, non lo trovo, volevo dirvi che varietà era, non me la ricordo, va bene, non mi sembra di vederlo. Ci deve essere, ma al momento non c'è. Ed ecco, adesso siamo qua e vediamo le zucche, che invece avevo piantato anche loro tipo cassone nelle compostiere, e adesso sono belle afflosciate, perché esattamente adesso anche qua abbiamo quelle 2-3 ore di sole, ma diversamente la mattina non hanno sole e poi anche più tardi non hanno più sole, quindi a parte che adesso sono un po' afflosciate dal grande caldo, potete vedere che comunque hanno vegetato molto bene e cominciano anche a portare le zucche, quindi per adesso sembra proprio che, eccola qua, fa la differenza avere un posto in pieno sole e avere un posto invece, come abbiamo detto, a mezz'ombra. Anche queste poi domani mattina sul presto presto le andrò a bagnare, e potete vedere come adesso lei corre, era esattamente quello che volevo, tirarla su e lasciarla andare su, questa è bella vigorosa, belle foglie grandi, anche questa comincia già a avere diversi frutticini qua e là, e quindi sicuramente si vede una reazione molto diversa dal pieno sole. Benissimo, con questo concludo e ne riparleremo, perché l'autunno comincia poi avanti, tra un po', non è ancora arrivato, ma
In orto siamo già, dovremmo già essere preparati e questo comunque lo vediamo poi dopo. Ciao a tutti!